Eder. Mech. Pallister. Sull'onda emotiva adesso tutti tifano affinché a Filippo venga contestato l'omicidio premeditato e non l'omicidio aggravato, che non è già poca cosa. La criminologia non è uno sport, bisogna esaminare in modo oggettivo le prove e da questa arrivano a una conclusione. Bisogna condannare Filippo per quello che realmente ha fatto. Se lui pensava di uccidere a priori, deve essere condannato con l'aggravante della premeditazione, in caso contrario no. Analizziamo ora 5 aspetti che possono essere molto indicativi in questa chiave. I sacchi neri. Non è che tutti teniamo dei sacchi neri in auto, però molti li tengono, a partire ad esempio da Claudio Sterpin. Bisogna capire se Filippo aveva l'abitudine di tenere questi sacchi in auto o meno. Se così non fosse, potremmo pensare che li ha portati proprio in chiave occultamento di cadavere. E allora questo sarebbe un elemento grave per lui. Il coltello. Conosco veramente tantissima gente che per autodifesa dice di girare con un coltello in auto. In questo caso bisognerà capire se Filippo davvero aveva l'abitudine di portarsi dietro dei coltelli. Però attenzione, perché non è ancora sicuro che lui abbia effettivamente usato questi coltelli. Quello da 21 cm al momento non si sa a chi appartenga. Riguardo l'altro coltello usato a Fossò, l'ordinanza dice sembra estrarre dalla tasca qualcosa che potrebbe essere un coltello. C'è un forse, per cui un elemento che andrà valutato in seguito. Filippo aveva 300 euro in tasca. Questo non favorisce la premeditazione del delitto, ci fa solo pensare che lui non avesse intenzione di suicidarsi. In chiave di fuga con Giulia, di rapimento, le 300 euro sarebbero plausibili. Anche le ricerche internet come kit di sopravvivenza ad alta quota o itinerari del Tirolo possono essere letti in chiave di rapimento, di sequestro di persona. Voleva tenere con sé Giulia fino al giovedì per farle saltare la laurea. C'è un altro elemento ed è lo scotch. Ovviamente un cadavere ha la caratteristica di non gridare. Allora il fatto che Filippo volesse utilizzare dello scotch ci fa pensare ancora una volta che volesse sequestrare Giulia. Se pensasse già a priori di uccidere, difficilmente potrebbe pensare di aver bisogno di farla tacere. Riguardo il posto in cui viene nascosta Giulia, quell'anfratto, non sembra assolutamente un posto che si trova per caso, ma conoscendo la sua passione per il trekking e gli itinerari boschivi, è sicuramente un posto che lui ha conosciuto in passato e che, una volta trovatosi un cadavere a bordo, ha pensato di utilizzare. Quindi, come vedete, ci sarà molto da discutere e al momento, infatti, l'ordinanza del giudice non prevede la premeditazione. Adesso spostiamoci al centro commerciale Nave De Vero e ricostruiamo un po' l'ultima serata di Giulia e Filippo insieme. Eccoci al McDonald's, sono le 9:02. Giulia paga 17,80 € alla cassa con la carta di credito di suo padre. Il centro commerciale chiude alle ore 21. Il McDonald's, che si trova all'interno di questo centro commerciale, chiude invece alle ore 22. La sorella di Giulia dirà che Giulia le manda foto di abiti e di scarpe fino a tardi, tanto che lei si chiederà: ma che ora chiude questo centro commerciale? Eppure il centro commerciale chiude alle 21. Allora sarebbe interessante sapere a che ora la sorella di Giulia riceve queste foto. Se infatti l'orario fosse susseguente alle 21:30, potremmo anche pensare che sia lo stesso Filippo a mandare le foto alla sorella di Giulia, foto scattate in precedenza ovviamente, per far credere a lei che la sorella stia bene, quando in realtà qualcosa sta già accadendo. Non sappiamo esattamente quanto Giulia e Filippo staranno al McDonald's, ma di certo andranno via per le 10, perché è l'orario in cui il McDonald's chiude. È un momento molto interessante della serata, perché se loro si dirigono verso la casa di Giulia, la casa dista da questo punto 22 km, nonché 27 minuti di auto, per cui intorno alle 22:30 avrebbero già dovuto essere nei pressi della casa di Giulia. Il testimone, che abita a 150 metri dalla casa di Giulia, riferirà di una lite alle 23:15. Allora, se noi consideriamo che Giulia e Filippo avrebbero dovuto essere nella zona della sua abitazione alle 22:30, possiamo già capire che ci sono 45 minuti di troppo nei quali accade qualcosa. Come state vedendo da questa grafica, la distanza dalla casa di Giulia e l'asilo dove avverrà la prima aggressione è in linea d'aria di circa 90, massimo 100 metri. E questa immagine invece è il sangue di Giulia che esce appena lei scende dall'auto subito alla prima aggressione. Quindi sottolineiamo questo passaggio che è molto importante: ci troviamo a nemmeno 100 metri dalla casa di Giulia e c'è stato un ammanco temporale di 45 minuti, una lunga discussione che chissà cosa riguardava, se il loro futuro o la laurea, che deve aver prodotto la prima aggressione. Obiettivamente, se Filippo avesse avuto a priori l'intenzione di uccidere Giulia, perché aspettare 45 minuti? L'avrebbe già coltellata subito tornando a casa. 45 minuti di dialogo fanno pensare che c'è stata una sorta di trattativa da parte sua.
Come abbiamo detto, il testimone segnala un'aggressione alle 23.15, lui chiama i soccorsi alle 23.18, per cui sappiamo che intorno alle 23.15 Filippo si è rimesso in auto per andare nella zona industriale di Fosso. Dista esattamente 4,5 km, ci vogliono 8 minuti per raggiungerla. Partendo alle 23.15 Filippo avrebbe dovuto essere lì alle 23.23, eppure viene segnalata l'aggressione alle 23.40, quindi ci sono altri 17 minuti probabilmente di trattativa. Filippo abbandonerà poi quest'area alle 23.50 con Giulia, ormai molto probabilmente esanime. Come vedete, quindi è un'azione sicuramente molto feroce e decisa, come dice il giudice, però è anche vero che ci sono delle pause che si spiegano poco. È come se ci fossero dei momenti di dialogo dove Filippo, non trovando soddisfazione, non trovando l'accordo, non sentendosi dire ciò che vuole sentirsi dire, prosegue nell'aggressione. Tutto ciò mi fa ritenere che Filippo quella sera sia uscito con due opzioni in testa: fare la proposta a Giulia di tornare con lui o di spostare la laurea e vivere sereni insieme, o in caso negativo di rapirla, portarla via e farle saltare forzatamente la laurea del giovedì. Del resto questa ipotesi è stata fatta anche dalla stessa famiglia di Giulia. Nel momento in cui Filippo ha deciso di passare alla seconda opzione, quindi quella del rapimento, Giulia si è opposta in modo molto più deciso di quanto lui aveva preventivato, e da qui è venuto fuori l'omicidio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.